Mister, benvenuto a Giulianova. Grazie, Le sue prime grazie sensazioni? a te. Ma le sensazioni sono state positive, nel senso che come erano state domenica la partita, perché io ho visto la partita domenica, ero qui e ho visto una squadra che ha espresso un buon calcio e che ha voluto vincere la partita e ha dimostrato grande attaccamento all'ambiente, alla maglia, a chi c'era prima di me, alla società. Quindi ho visto una grande prova di maturità da parte della squadra. E di questo ci fa ben sperare. Oggi primo allenamento con la squadra, come ha trovato i ragazzi? Ma i ragazzi oggi, come di solito nel primo giorno di allenamento, più che altro è una conoscenza, quindi abbiamo scambiato due parole, la società ha detto delle cose, io mi sono limitato a guardarli mentre si allenavano per cominciare ad avere una conoscenza che nei prossimi giorni verrà approfondita. Questo è di solito i primi giorni sono sempre così. Ci racconta un po' come è andata questo arrivo a Giulianova con la società e un po' la trattativa che c'è stata e cosa ha pensato. Ma parlando sinceramente, io non mi aspettavo perché comunque sia la squadra è una squadra che è in salute, sta facendo un buon campionato, quindi anche io non stavo guardando con la possibilità di avere un incarico, di venire a Giulianova o un'altra squadra, stavo pensando ad altro, sinceramente. Poi invece venerdì sono cominciate ad arrivarmi delle telefonate, delle piccole chiamate. E poi sabato si è concretizzato un po', diciamo, un incontro per definire, per capire un po' l'idea della società, l'idea mia, e se davo disponibilità naturalmente. Questo c'è stato già da subito, perché Giulianova rimane una piazza importantissima, un po' la culla del calcio abruzzese, e quindi per me è veramente un onore essere qui. Che allenatore è Alessandro Lucarelli? Ma in realtà io mi diverto, ecco, la cosa che posso dire, mi piace, mi diverto a stare con i ragazzi, mi diverto a stare in campo, mi piace fare le cose per bene e quindi è una passione che porto da sempre, ho cominciato un po' tardi per certi versi, però negli ultimi anni sicuramente qualche risultato è arrivato, ma soprattutto la soddisfazione personale di continuare a coltivare una passione che per me è il calcio e il modo in cui alleno. Quindi non serve dirlo, ma la testa è già a domenica prossima. Beh, sì, perché poi è vero che domenica c'è stato già un risultato importante e ha dato morale, però bisogna continuare perché è un campionato un po' particolare quest'anno. Secondo me ci sono due squadre molto più attrezzate delle altre, qualcuna sicuramente si può inserire, però sarà sicuramente una lotta a due. E noi dobbiamo fare il massimo per arrivare ai primi. Grazie mister e buon lavoro. Grazie a voi.